amici, allora avete visto che ho tagliato, che ho diciamo tagliato un po', ho dato l'olio della friggitrice a, come si dice, ho dato l'olio della friggitrice all'asse che utilizzerò per fare la spugna tra l'unaiuola e diciamo il camminamento o il cemento. Farò questa spondina e praticamente stavo utilizzando dell'olio fritto, quindi dell'olio esausto che andrà smaltito in ecocentro, e lo sto utilizzando per diciamo fare impregnare la tavola, che così dura di più. Adesso sto forando queste cose qui che mi servivano per tenere la tavola in piedi, queste non erano piantate per terra, e quindi le vado a forare. Ecco, vado a forare una e dopo le altre me le foro io. Ecco, praticamente ho fatto i due fori così, perché qua questa parte qui, adesso alzo un attimino l'inquadratura, tolgo un attimino lo zoom, ecco, questa parte qui del paletto che è così, vedete, questa parte qui andrà impiantata per terra, e questa qui, vedete, questa parte qui andrà avvitata su per la tavola. Lavoro molto semplice, tre cose, adesso continuo a forare, poi dopo la mettiamo su in opera, vi faccio qualche ripresa in opera e poi ci salutiamo, ecco. Quindi lavoro molto semplice, è stata battuta questo paletto qui che era tondo a farlo diventare piatto, qua è rimasto tondo, qui è stato tagliato col flessibile, ho fatto un taglio così giusto per tagliargli la lunghezza, la piantiamo per terra, poi prendiamo la tavola che è stata impregnata con l'olio della friggitrice, la mettiamo su con le sue viti sui tre paletti e basta, ecco. Oggi è una giornata un po' fredda, un po' ventosa, tutto quanto, quindi ecco, io continuo a forare, dopo ci vediamo là che andiamo a mettere sul tutto. Eccoci qua amici, sto andando a mettere i paletti, li mettiamo qua, guardate, mettiamo un paletto e lo mettiamo qui. Poi così. Eccoci qua. L'altro paletto lo metto qui. Cacchio, l'ho pigliato, scusate, ma lo risolvo subito. Risolvo subito il problema. No, non si può. No. Questo lo devo risistemare, adesso batto giù questo qui. Forse ho trovato quello di duro qua. Tira qua più giù. Ecco.
No, ho trovato qualcosa di duro qui e quindi non guardo. Prima si vede lo stesso qua. Troppo duro qua, se lo battiamo giù qua questa è una porta. Ecco, adesso che sta piovendo, ragazze, sta piovendo, mi devo un attimo fermare. Devo togliere la telecamera perché piove, amici, ciao. Eccoci qua, amici, allora è iniziato a piovere tutto in un colpo, all'improvviso è iniziato a piovere, quindi vi faccio vedere il lavoro fatto da qui, come era l'inquadratura prima. Ho battuto giù tutti i picchetti e ho messo delle viti dall'interno per tenere su la tavola. Vedete come ora la tavola, anche se io faccio leva con la mano, non si muove. È stata per dividere questo. Qua c'è la griglia, c'è un marciapiede e là c'è la terra. Ecco, l'ho messa, diciamo, dalla parte dritta con questa tavola qua di recupero. Adesso sono un attimo giù che vi faccio vedere, diciamo. Praticamente l'ho messa così, ecco, vedete com'è dall'interno? Questi sono i sistemi di fissaggio che ho utilizzato, uno è qua così, vedete qua, e l'altro è là in fondo, e ho deciso di mettere la tavola così. Qui adesso, volendo, potrei anche batterla un po' giù, dato che c'è una piccola fessura, però adesso io, dopodiché, avrò da sistemare tutto quanto qui all'interno, muovere la terra, sistemare, portare magari mezzo secchio di compost, piantare dei fiori, piantare qualcosa sotto qui, fare un po' bello. Però adesso mi fermo, dato che sta piovendo, mi ritiro, vi faccio vedere il lavoro da all'esterno com'è bello, vedete, e praticamente vi faccio, diciamo, un piccolo check. Devo andare a sistemare tutta quanta questa roba qui, devo sistemare tutto quanto, avvitatori, trapani, batterie, tutto quanto i miei attrezzi di lavoro. Una cosa che ci tenevo, ricarica off grid, vedete com'è la ricarica, ho due caricabatterie, perché uno carica la batteria da 2, l'altro carica la batteria da 4 ampere. Ho il caricabatteria della telecamera, ho l'inverter, la mia batteria, e vedete come sto caricando, sto lavorando tutto quanto così con tutti gli attrezzi a batteria, e dal flessibile al trapano, all'avvitatore, tutta batteria così, e quindi ho energia finché se ne vuole. Anche in questi giorni in cui piove, in cui è così, io riesco allo stesso a caricare la mia batteria e lavorare molto bene, ecco. Per questo lavoro qui adesso mi inquadro qua, vedete, questo bidone qui della compostiera andrà sistemato, vediamo se resterà qua o andrà spostato. Qui c'è ancora questa cosa qui che andrà fatto un coperchio per metterci il compost all'interno, tenere il compost all'interno, o altri terricci che utilizzo. Questo lavoro è finito. Io vi saluto, avete visto tutto il video, poi lo monterò, vediamo come è venuto. Mi ha sorpreso la pioggia, ma non importa. Io adesso chiudo tutto, metto a posto, mi ritiro in casa, vado a sistemare qualcos'altro, vado a fare qualche altro lavoro. Per questo video è tutto, spero che vi sia stato utile, vi abbia piaciuto questo lavoro fatto con tutto il materiale di recupero che andava buttato via smaltito. E niente, io vi saluto, vi do appuntamento sempre sul mio canale. Da Paolo Fiat è tutto, ciao a tutti amici.